Uno degli aspetti del metodo autobiografico creativo che più mi ha colpito è la fase della realizzazione dell'esagono. Questo lavoro, che si può applicare in vari contesti, comporta una fase iniziale di coppia in cui l'utente si stende su un grande foglio bianco e il compagno ne trace contorno e viceversa. Dopo aver svolto questo lavoro, già in questa fase iniziale, l'utente può osservare la sagoma del suo corpo e cogliere i suoi pregi e i suoi difetti soprattutto, prendendone a quel momento la consapevolezza. La linea che delimita la sagoma è una linea di confine tra noi e il mondo esterno. Il lavoro individuale della decorazione attraverso mezzi artistici dell'interno della sagoma porta a trasferire le proprie emozioni, sensazioni, sogni e desideri all'esterno, in poche parole, attraverso l'atto creativo. Comunichiamo al mondo qualcosa di profondo di noi stessi, ma soprattutto rendiamo la nostra sagoma unica ed originale. Per avere un buon risultato, bisogna accompagnare l'attività con musiche scelte, accuratamente, che inducano alla riflessione di noi stessi e dei nostri vissuti. Altra fase interessante è la restituzione che il gruppo ci fa nell'osservare la nostra sagoma. La restituzione comporta una parola o una frase che viene scritta all'esterno della linea di confine. La restituzione è come gli altri ci vedono e cosa noi trasmettiamo con il nostro corpo agli altri e al mondo esterno. Questa fase è molto delicata poiché c'è il rischio di proiezione, ossia identifico negli altri un mio vissuto o una mia sensazione. Molto interessante è anche il momento in cui viene chiesto di scegliere una sagoma diversa dalla propria e viene chiesto di stendersi all'interno della sagoma. Questo atto rafforza di molto l'empatia, perché ci si pone letteralmente all'interno della sagoma e quindi ci si pone nei panni degli altri e si sperimentano le sensazioni che il proprietario di quella sagoma ha provato in quel momento. Dopo aver fatto trascorrere il tempo necessario, però, ci si deve riappropriare del proprio corpo, della propria sagoma, della propria unicità. E come lo si fa? Lo si fa ristendendoci, riadagiandoci all'interno della nostra sagoma. Nella fase finale si verbalizza con il gruppo, condividendo perplessità e sensazioni. Trovo che il lavoro delle sagome e l'intero metodo autobiografico creativo rafforzi molto l'intelligenza emotiva perché induce ad una conoscenza profonda di se stessi, ad una consapevolezza delle proprie paure, dei propri dubbi, delle proprie incertezze e la forza di risolvere i problemi in maniera creativa. Come accennato precedentemente, questo metodo si può adattare a vari contesti: a quello scolastico-educativo, a quello medico, a quello riabilitativo e anche a quello lavorativo. Per esempio, per quanto riguarda l'ambito lavorativo, possiamo applicare il metodo autobiografico creativo per creare un team efficiente, produttivo e quindi creare delle relazioni sane di comunicazione ed ascolto. Ma anche a livello scolastico, noi proviamo a immaginare una classe dove ci sono dei bambini problematici o che hanno delle difficoltà o proprio diversi. È molto difficile per dei bambini accettare la diversità, ma con questo metodo noi possiamo aiutare i bambini a capire perché, quindi analizzando, facendo sì che si analizzino interiormente e che soprattutto si aprino anche alla diversità.